Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it. Gentili sportivi, di nuovo buon pomeriggio, anche se il tempo non ci permette questa affermazione. Ad ogni buon conto, agli ordini della signora Cassiani Federica di Carrara, sono appena scesi in campo le due formazioni del Porcari, neopromossa in prima categoria, e dei locali di Pieve Fosciana. Agli ordini dell'allenatore Vertemati, il Porcari si schiera con Lazzari, Barzotti, Cini, Prateschi, Di Simone, degli Innocenti, Picchi, Marchetti, Da San Biagio, Tacchini. A disposizione Pirito, Pracchia, Fanucchi, Saca, Barbarito, Meucci e Monaci. Per i biancorossi locali, Zuddas propone Giannotti, Vecchi, Betti, Marigliani, Pioli, Micchi, Nelli, Monticelli, Dini, Lucchesi, Bertini. A disposizione Sarti, Pieroni, Bonini Nicola, Bonini, Martinelli Manuel. Sta per iniziare la partita. Fischio della signora Cassiani, lungo lancio sulla destra, interviene, anzi lascia scorrere a fondo campo il portiere, rimessa dal fondo per il Porcari. Rinvio dal fondo del portiere Lazzari. Fallo per il Porcari, lungo linea, ancora fallo, la pioggia battente, speriamo che non porti alla impraticabilità del campo. Lungo lancio, attenzione, ecco, appoggio di testa indietro verso il portiere Lazzari del Porcari, l'allungo dello stesso verso in fascia. Lungo linea verso l'auto destro, testa, respinta del locale. Betti sul fondo, attenzione, cross immediato, corner. Primo corner a favore del Pieve Fosciana su incursione della sinistra. Corner che si appresta a battere Lucchesi, gran mucchio nei pressi dell'area piccola di rigore. Corner battuto, rinvio della difesa del Porcari, riprende al limite dell'area Dini, ancora fallo, auto su incursione di Dini, rimessa da parte del Porcari. Sì,
primo fischio della signora a favore del Porcari su un intervento a centrocampo a gamba tesa da parte di un giocatore del Pieve Fosciana. Numero 10 appoggio sulla fascia sinistra, lancio lungo in fascia, cross è lungo, attenzione, fallo a favore del Porcari sull'auto sinistro. Lungo lancio, però si perde sul fondo l'attacco del Pieve Fosciana, rimessa a favore del Porcari. Intervento falloso del numero 10 Tocchini. Primo calcio di punizione che Pieve Fosciana tenta di sfruttare della tre quarti. Sistemazione dei difensori al limite dell'area. Sta calciando Betti, rosse, svirgola la palla, quasi autorete. Quasi autorete in questo momento. Corner nuovamente a favore del Pieve Fosciana. Grande ammassamento in mezzo all'area. Cross, colpo di testa, rimpallo. Nuovamente Pioli, attenzione, rovesciata sul fondo. Rimette dal fondo il portiere Lazzari. Anziché appoggiare, calcia lungo verso il centro del campo. Betti si appresta a rimettere il fallo laterale, lungo linea, palla che sfugge sull'auto destro, Betti sulla palla, Dini ancora circondato, Becchi di nuovo, intervengono, rapido contropiede del Porcari, grande, capitano su Tocchini, attenzione, picchi libero sulla destra, sulla fascia destra, si sta liberando in attesa del lancio, lungo traversone che si perde sul fondo, anzi si sta fermando causa il terreno che sta ancora. Falla a favore del Pieve Fosciana. Out, direttamente il fallo. Tocchini sulla palla, giostra a centrocampo, lungo linea, interviene palla che schizza fuori, out a favore del Porcari. Sulla palla picchi, fallo. Thank you.
ancora la palla in fallo, Vecchi si appresta alla rimessa, out lungo, fasi spezzettate al centrocampo, nessuna delle due squadre sta prendendo la supremazia, ancora fallo al centro, lungo out, di nuovo fallo. Vecchi si appresta nuovamente, l'out, Marigliani al limite dell'area, calcia fuori. Pioggia battente insistente che sta già in qualche modo infittendosi e procurerà sicuramente dei danni al terreno di gioco. Rimessa dal fondo di Lazzari. Marigliani di testa. Interviene Cini. Un fallo laterale. Sull'out destro si appresta Betti, anticipato, di nuovo fallo laterale. Ancora Betti con le mani, su Dini. Scambio. Groviglio di uomini, fallo fischiato a favore del Porcari. Si appresta al lancio lungo sul limite dell'area, interviene Micchi, attenzione, presa di Giannotti che si appresta a rinvio. Nuovamente out, ancora Betti sulla linea del fallo laterale, palla che transita dalle parti del difensore del Porcari, Pioli, Lucchesi che cerca di raggiungere la palla, troppo lunga sull'out, finisce fuori. Teschi 10, Tocchini, attenzione. Bella azione del Porcari sulla sinistra. Piero Cociana si rifugia in fallo laterale. Cross pericoloso che scorre sul fondo. Ancora niente di fatto. Siamo giunti al 12° del primo tempo. Nessuna delle due squadre in questo momento è riuscita in qualche modo a rendersi particolarmente pericolosa. Dal fondo la rimessa di Giannotti. Out fuori direttamente all'altezza del centrocampo. Virgola la palla, Frateschi, lancio in profondità, niente di fatto, palla sul fondo, si appresta nuovamente al rinvio sotto la pioggia che ormai sta diventando un diluvio, nuovamente il portiere Giannotti, attenzione che il terreno potrebbe essere determinante anche in azioni non particolarmente pericolose. Di nuovo Betti, la rimessa da fallo laterale. Lungo out, Dini. Monticelli. Fallo
quindi calcio di punizione a favore del Pieve Fusciana. Si porta sulla palla Betti, si sta schierando la barriera del Porcari. Siamo sui 25 metri di distanza, palla pericolosissima con il terreno che sta ancora diventando sempre più insidioso. Mancino Betti si prepara al calcio di punizione, batte, fuori, nettamente fuori. Ancora Giannotti, si appoggia al difensore in fascia, rischia un dribbling al limite dell'area, se la cava bene, lancia lunga a centrocampo, colpo di testa di Vecchi, ancora Vecchi, fallo a favore del Porcari. Bella rimessa a centrocampo, giostra Marchetti, lungo l'anca al centro, palla che arriva al limite dell'area, interviene Marigliani, il terreno sta frenando le azioni anche in velocità dei giocatori. Calcio di punizione a favore del Porcari all'altezza del centrocampo. Fascia Varsotti, cross a lungo, troppo distante per le due punte, palla che sta scorrendo verso l'auto di destra, ripresa da Betti, primo Ghesca. Rinvio lungo, svirgolato a centrocampo. Il terreno sta condizionando le giocate dei ragazzi in campo, che stanno facendo di tutto per giocare, ma ho l'impressione che questo sarà e diventerà molto gravoso con il passare dei minuti. Calcio lungo del Pieve Fusciana sull'aute di destra, fallo a favore del Pieve Fusciana, batte Lucchesi, Marigliani, ancora Vecchi, si ripropone, lungo out su Dini, difende la palla terzino del Porcari, lo difende con successo, attenzione, un mezzo pasticcio del Porcari, azione in contropiede che però si spinge all'altezza dell'auto destro, Vecchi recupera, manda a profondità, palla fuori. Squadra ben quadrata, quella del Porcari che lo scorso anno, ricordiamo, ha stravinto in maniera eclatante il campionato di seconda categoria. Prima ammonizione davvero incredibile per l'intervento di Micchi, ci sembrava in maniera pulita ad ogni buon conto, prima ammonizione, e crediamo che con questo terreno oggi ne vedremo delle belle. Si appresta la battuta Barsotti a favore dei Porcari, tutti piazzati al limite i giocatori. Calcio lungo al centro, salva un fallo di Cornelli. Si schierano adesso i saltatori del Porcari, Salicini, Barsotti, pericolosissimo corner battuto
battuto a rete da Di Simone, ha sfiorato la traversa. Prima occasione quindi del Porcari in maniera decisiva. Rimesso dal fondo da parte di Giannotti. Calcio lungo. Palla che termina in out. Rimessa da parte del Porcari. Lancio lungo. Respinta dei piedi Fosciana, ancora in out. Pioggia insistente. E Porcari avanza, ancora fallo a suo favore. Bel cross al centro, nessuno dei giocatori del Porcari si appresta su questo bel cross. La palla finisce nelle mani di Giannotti, che si appresta a rilanciare. Esce dal limite dell'area, calcerà ora con i piedi. Lungo verso la punta, salta Monticelli, fuori tempo, fallo di istruzione, punizione a favore del Porcari. Giostra Porcari. Ancora Monticelli, attende la palla, la ferma. Lancio centrale mentre Lucchesi stava scattando sull'auto sinistro, si perde così questa occasione. Palla a Lazzari che si appresta a rinvio. Calcio lungo, molto lungo. Rimbalzo favorevole a Porcari. Palla che finisce nelle mani di Giannotti. Siamo giunti al 21esimo e diciamo che l'occasione più grossa è capitata proprio agli ospiti del Porcari un paio di minuti fa su azione di corner. Dai Dani. Palla all'auto Lucchesi, temporeggia in appoggio Marigliani, centralmente a Monticelli, fermato, punizione però questa volta a favore del Pieve Fosciano. Nuova opportunità per il Pieve Fosciana, sulla palla Marigliani, Monticelli, calcio, bel tiro, respinta, bella respinta del portiere Lazzari che salva così e pareggia l'occasione avuta da Porcari pochi minuti fa. Punizione sui contrasti a centrocampo a favore del Porcari. Nuovamente la squadra sale. Picchi si lascia sulla fascia destra, molto isolato, respinge sul retro, attenzione, piano, terreno e irruenza procurano dei falli che danneggiano le due squadre. Ad ogni buon conto, rimessa da calcio di punizione da parte di Vetti, altezza del centrocampo. I fraseggi sono quasi impossibili con questo terreno, per cui provvederà al lancio lungo. Difesa schierata ben al di fuori del limite dell'area. Calcio lungo, sulla palla entra Dini, difensore però libera il fallo laterale. Curadini riprende, lancio lungo, Monticelli sul portiere, con calma Lazzari.
appoggia il difensore, costruisce l'azione dalla difesa, manovra sulla sinistra, taglia lungo il centro del campo, Vecchi colpo di testa ancora, palla che danza sull'out sinistro del piede fosciana, difende il pallone all'uscita, Vecchi si appresta la rimessa con le mani, Vini su da Marigliani, sfugge la palla, interviene la difesa del Porcari, palla intercettata a centrocampo, azione pericolosissima da parte del Porcari, le squadre un po' per il terreno, un po' per i rimbalzi irregolari si stanno allungando, quindi si aprono spazi invitanti per gli attaccanti, lunga palla di palla ripresa dal Porcari, out destro, interviene Pioli, Dini salta l'avversario, si propone sul fondo, Dini ancora sul centro, la, come diciamo il terreno questa volta ha graziato il Porcari, l'affondo di Dini, il colpo a botta sicura di Monticelli fermato dalla pozzanghera, contropiede del Porcari in questo momento sull'auto sinistro, salva in fallo laterale Betti, quindi grossissima occasione da parte di Pier Fosciane, come detto Monticelli atterrato al limite del centrocampo, batte subito veloce, attenzione Lucchesi sulla sinistra, scoperta la difesa del Porcari in questo momento, ribatte la difesa del Porcari che si è chiusa, intervento deciso e duro di Lucchesi, fischia la signora Cassiani a favore del Porcari, una rimessa, un calcio di punizione. Ciao Pippo. Calcio lungo di rimessa da parte del Porcari, centralmente, testa, Frateschi, attenzione, bel tiro da parte di Tocchini, niente da fare, si perde sull'auto sinistro della porta difesa da Giannotti. Rimessa di Giannotti, calcia lungo all'altezza del centrocampo, colpo di testa, difesa dei Porcari che rinvia velocemente, attenzione sull'auto sinistro, palla uscita, fallo a favore dei Pieve Fosciana. Betti ancora con le mani, Marigliani molto vicino, si incarta, calcia malissimo, un pallone che potrebbe essere gestito in maniera migliore, finisce sul fondo. Siamo giunti al 28esimo del primo tempo e ancora niente di fatto tra Porcari e Pieve Fosciana. Rimessa del portiere del Porcari, centrocampo, spinge alle spalle il difensore del Pieve Fosciana, calcio di punizione a favore del Porcari. Frateschi,
lungo, anticipato l'attaccante del Porcari, contro i piedi di Pier Fulciana, lungo, Lucchesi rincorre, fallo Lucchesi su Cini, calcio di punizione da parte a favore del Porcari. Lungo l'out destro, ancora Marigliani, Vecchi rinvia lungo l'out, Dini sulla fascia e Barsotti senza, butta un fallo laterale, ancora fallo laterale sulla sinistra, cross, Betti riceve la parte respinta da parte del Porcari, cross al centro, la palla schizza nuovamente dalla difesa del Porcari in fallo laterale, rimessa di Betti, ancora out, palla che è sul centro, liberato di Simone, contropiede del Porcari in questo momento, difesa che si è nuovamente piazzata a Pia Fusciana, Lucchesi prende la palla, Vecchi cambia palla, centro, respinge la difesa del Porcari. Piano. La difesa del Pie Fosciana si libera in fallo laterale. Picchi con le mani alla rimessa. Fallo a favore del Porcari ancora. Nuovamente Picchi sulla palla. Indietro Barsotti che salta un avversario. Li mette in mezzo ma rimpalla. Ancora Barsotti. Calcio lungo, troppo lungo, si perde sul fondo anche questa azione. Fallo a favore del Pie Fosciana all'altezza della bandierina. Quindi in condizioni comunque abbastanza pericolose per il Pie Fosciana. Per il Pieve Fosciana, a favore naturalmente dei Porcari. Vecchi lungo l'out, Marigliani libera, Dini attenzione, ammonito Marchetti per un intervento a centrocampo su Dini, e anche questo diciamo che è un fallo a mezzo servizio tra l'intervento e l'irruenza, ma crediamo anche gran parte dovuto al campo che si sta letteralmente sfaldando. Calcio lungo in questo momento da parte di, si appresta a battere Micchi, viene in testa, cerca di intervenire, fischia la signora Cassiani a favore del Porcari. Barsotti come al solito si appresta a iniziare l'azione di contrattacco del Porcari, chiede la distanza, cambia fascia, Succini Matteo che si propone nella parte sinistra, cross al centro molto calibrato, intervento sporco, rimpallo, calcio al volo di Tocchini, fuori, avanti bene,
Lungo rinvio all'altezza del centrocampo. Bel centro su Lucchesi che interviene, messa al centro ma difesa libera. Vecchi di nuovo sulla palla. Lucchesi rinvia la difesa del Porcari che adesso tenta una sortita con Pecchi, allunga la palla al portiere, la difesa del Piefosciana. No, piano, è tanto calcio lungo per evitare qualsiasi guaio. Lunga palla, di nuovo Lucchesi sulla palla, difesa del Porcari schierata. Lungo intervento da parte di Marigliani in questo momento, appoggio sul centro, tiro fuori. Ancora una volta sul lato sinistra Lucchesi, nessuno appoggio, un fallo laterale da parte di Picchi. Alla rimessa Piefosciana. Vecchi si appresta alla rimessa. Rimessa da parte del Porcari, contropiede in questo momento, centrocampo che è a favore del Piefosciana ma ribatte subito il Porcari. Palla che ristagna all'altezza dell'area di rigore su alcuni rimpalli, con calma il Porcari rilancia, mette in out. Fallo laterale, Crudeli intercetta il Porcari, auto di sinistro, lungo lancio al centro, scatta sulla sinistra, controlla, bravo, il difensore del Piefosciana che evita l'intervento dell'attaccante del Porcari. Lungo lancio verso Monticelli, Crudeli, di nuovo a Monticelli, troppo lungo, esce il portiere con tranquillità. Prende la palla, rilancia con le mani Alcini, l'altezza del centrocampo, lancio lungo verso Picchi, interviene Vecchi, Lucchesi ancora Vecchi sull'auto sinistro, Marigliani sul centro, cambia sulla destra però non interviene a questo punto, troppo lungo per Nelli e quindi auto a favore del Porcari. In questo momento il tempo da un attimo di tregua, ha leggermente smesso di piovere, speriamo che tenga perlomeno ancora per un'oretta e mezzo. Rimessa dal fondo da parte di Berti, Nelli, ancora fallo laterale, ancora una volta Berti all'altezza dell'area di rigore sul fallo laterale. Palla nuovamente fuori. Difesa schierata, palla a Dini che però ribatte in fallo laterale. Porcari che si ripropone in avanti. All'indietro Succini che ribatte, ancora la palla a Cini, salva
Salva Pioli in incursione del Porcari, che adesso riparte da un fallo laterale. Di nuovo fermata la squadra del Porcari all'altezza dell'area di rigore del centrocampo. Fallo laterale a favore del Porcari. No? 18 punti, 18, 36, cross lungo molto calibrato, attenzione Porcari sull'area di rigore. Bravo, bravo Corrado. No, 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 intervento dubbio al limite dentro l'area su un difensore del difensore del Pieve Fosciana, cross all'interno dell'area da parte del numero 2 Varsotti senza niente di che. Nuova sortita del Porcari, discesa importante da parte del Porcari in questo momento. Attenzione, rete, rete, ha segnato il numero 10 Tocchini del Porcari su azione combinata dalla sinistra, palla che perveniva al centro, ha saltato il difensore. Su una mezza scivolata il difensore ha allungato, il portiere non è riuscito a toccare. 1-0 per i Porcari, siamo esattamente al 40° del primo tempo. Dai Gianni, dai, forza ragazzi, forza la nuda, dai. Ancora un'azione del Porcari che sta approfittando forse di un leggero sbandamento di Pieve Fosciana in questo momento. Fallo laterale di picchi sulla sinistra. Rimessa al centro dell'area, niente di che, palla di nuovo fra le braccia del portiere Giannotti che si appresta a rinvio. Palla ancora fuori, auto di destra ancora rimessa da parte di Betti, Crudeli, ma la difesa del Porcari non si fa sorprendere, fallo, Ponte fischiata a favore del Porcari in questo momento. Varsotti a centro, manovra avvolgente da parte del Porcari, fallo a centrocampo sull'auto sinistro, Porcari ancora una volta si appresta a manovrare, palla in fallo laterale. Betti nuovamente con la mano, con le mani per la rimessa laterale lungo l'out. Dini subisce un fallo da parte del difensore del Porcari, nuova opportunità per il Pieve Fosciana. Ancora una volta si appresta a battere la punizione Betti sull'auto di destra con il mancino, grande ammassamento al limite dell'area di tutti i giocatori. Parte Betti, cross, palla che schizza e si ferma tra le braccia del portiere Lazzari. Calcio a centrocampo,
Nelli che intercetta in primo momento, difesa e Porcari riprende sulla sinistra. Pioli, attenzione, calcio indietro. Vecchi si allunga sull'out sinistro, guarda il piazzamento dei compagni, mette in mezzo. Marigliani al centro, ma ancora il Porcari che giosta sull'arte sinistro, mette una bella palla sulla fascia, pallone schizza nelle braccia del portiere Lazzari. Ci stiamo avviando alla conclusione del primo tempo, dove le squadre si sono equivalse e dove necessariamente un episodio dovuto anche alle particolari condizioni del campo, come avevamo detto, avrebbe favorito una e l'altra squadra. Non è stata fortunata Pierre Fosciana, che ha visto fermarsi un tiro del suo centravanti in una pozzanghera davanti alla porta sguarnita, mentre comunque bravo, altrettanto bravo il numero 10 Tocchini, che ha saputo approfittare di una mezza scivolata del difensore per poi anticipare il portiere e piazzarla sul palo destro della porta. Quindi 1-0 del Porcari, siamo ormai giunti al 45esimo. Non so quanto la signora Cassiani deciderà di recuperare, pensiamo che siamo agli sgoccioli. Consulta cronometro, ancora Dini, ancora out a favore del Pierre Fosciana. Vecchi si affretta, Dini rinvio lungo, Pioli lungo, ancora out. In questo momento l'arbitro, la signora Cassiani, fischia la fine del primo tempo. Al comunale di Pieve Fosciana, ripetiamo, primo tempo, Porcari 1, Pieve Fosciana 0. Gentili amici, sta per iniziare il secondo tempo dell'incontro di calcio per la prima partita del girone A di prima categoria 2013-2014 al comunale di Pieve Fosciana, tra i locali biancorossi e la squadra del Porcari. All'inizio del secondo tempo il Porcari conduce 1-0 con rete al 40esimo del primo tempo di Tocchini. Sì. È daltonico il lotto. Vedremo se questo secondo tempo la squadra del Pieve Fosciana riuscirà a rimettere in carreggiata il risultato. Bianca la palla. Palla sull'out destro. Recupera Dini. Pallone al centro. Libera la difesa dei Porcari. Fallo al centrocampo sulla ripartenza del Porcari. Nessun cambio è stato effettuato in questo momento nelle due squadre. Visto che ragazzo del giornale? Ragazzo del giornale, hai visto? Lunga rimessa da parte del Porcari sull'out, colpo di testa, ancora Tocchini, libera Marigliani, palla che si sta allontanando in out laterale. Degli Innocenti,
battuto male, ripresa a favore di Pier Fusciano. Lucchesi sull'out, lascia Betti che si appresta alla rimessa, chiede un giocatore incontro, Marigliani si fa vedere, lunga palla sul centro, colpo di testa del difensore Crudeli, libera la difesa del Porcari, out, azione in contropiede, attenzione, palla liberata in fallo laterale da parte di Pier Fusciano. È chiaro che in questo secondo tempo i locali cercheranno di spingere, lasceranno spazi invitanti per il contropiede della squadra del Porcari. Palla al limite dell'area, falla a favore del Pier Fusciano. Portiere Giannotti si appresta a rinvio direttamente al limite dell'area, sta per calciare la punizione. Lungo lancio al centro del campo, interviene la difesa del Porcari, ancora un fallo laterale. Becchi con le mani, palla scivola sull'auto sinistro, centralmente viene ribattuta ancora Massimo dentro l'area, ancora libera definitivamente sull'out di Simone. Sembra che Pier Fusciano si appresti a un forcing per rimettere in sesto la partita. In questo momento Becchi ancora sull'alto sinistro, fallo laterale, sfida la palla al centro, ancora all'area di rigore, va giù ma niente di che. Ammunizione a Dini per simulazione. Ha cercato a Becchi. Puntato dentro l'area, Dini si è lasciato cadere, la signora Cassiani l'ha punito con un cartellino giallo. L'invio del portiere Lazzari. Calcia lungo. Centro Crudeli. La difesa libera, ancora Porcari per al centro. Palla a Becchi che mette al centro. Ancora Dini, bella al centro, Crudeli sulla sinistra. Nelli sulla fascia. Mette la palla al centro, Dini, cross al centro, libera ancora un difensore dei Porcari sull'out sinistro. Fallo laterale, di nuovo l'incaricato Becchi. Nessuno interviene. Micchi libera di testa. Becchi, Marigliani. Becchi riprende, mette al centro. Piano. Tocchini, forza, forza. Lucchesi riprende la palla a Betti che però è troppo lunga, no, la riprende per tempo, però interviene in questo momento negli innocenti, mette il fallo laterale. Ragazzi, ma neanche il fallo laterale. Fallo laterale che viene assegnato comunque al Porcari. Riprende la palla Dini al limite dell'area, mette in mezzo Lucchesi, cross, la palla non esce per il grande intervento del difensore del Porcari. Auto sinistro, lancio lungo, Betti che rimette sul centro dell'area, niente da fare per gli attaccanti di Pier Fusciano, interviene senza problemi il portiere Lazzari.
Lungo lancio. Palla che schizza al limite, toccato involontariamente con la mano, punizione fuori dai piedi di Fusciana. Sull'auto destro Betti, lungo lancio a Monticelli, spizza di testa, colpo di testa, interviene, fischia una punizione a favore del piede Fusciana l'arbitro signore Cassiani. Assembramento intorno al pallone. Hai visto ieri sera gol di Inter, la Juventus c'era una panchina di Luca. Posizione interessante anche se notevolmente distante dalla porta, con barriera schierata da parte del Porcari. Vedremo la soluzione adottata da parte del Pie Fosciana. Marigliani calcia, para senza difficoltà il portiere Lazzari che si appresta alla rimessa. Avanza palla a piede Porcari, lancia sull'auto sinistro, la palla schizza fuori. Dini scatta sulla destra, entra un difensore e mette il fallo laterale. Ancora Lucchesi si appresta a rimettere la palla in campo, lascia la rimessa a Betti a sua volta. Bella. Betti lungo l'out, grande palla al centro e Nelli per un soffio non riesce a pareggiare le sorti dell'incontro. Bellissimo intervento da parte dell'attaccante biancorosso sul lancio di Betti, ma niente da fare, la palla scivola sul palo lungo del portiere avversario e si perde sul fondo. Rimessa da parte di Lazzari del Porcari, calcia sull'auto sinistro, ancora sul centro Monticelli, anticipato dal difensore, il fallo laterale. Di nuovo Lucchesi, cross nel mezzo, buona, libera in corner il difensore del Porcari. Altra azione favorevole a Pier Fosciana che sta insistendo per aggiungere risultato di parità. Calcio d'angolo, schema con grande ammucchiata, calcio d'angolo, interviene il difensore che libera. Piano Mariglia, piano. Fallo di Marigliani sull'intervento. Bravo Pippo! Da San Biagio. Rinvio da parte dei Porcari. Fischia a favore del Pieve Fosciana. Ci sembrava che fossero due giocatori di Pieve Fosciana su un giocatore nel Porcari, ma evidentemente nel saltare ha commesso fallo il numero 4 Prateschi. Rinvio lungo, palla che schizza al limite dell'area, arriva Monticelli al limite, si incarta e la palla schizza sul lato sinistro dove interviene Vecchi, controlla la palla, aspetta che esca Marigliani, rimette sull'auto di gran palla, palla fuori da parte del Pieve Fosciana, rimessa dei Porcari. Fallo fischiato a favore della squadra ospite. Avanzano i battitori, i saltatori al limite dell'area del Pieve Fosciana.
due. Calcio lungo, colpo di testa a rimettere fuori. Dini interviene sulla palla, lunga palla, Monticelli, bellissima palla del difensore che recupera, palla sull'auto destro a favore dello scatto dell'attaccante del Porcari, fischiato un fuorigioco alquanto dubbio. L'azione quindi si ferma. Rimessa di Micchi, calcerà a lungo sul sinistro, sull'auto sinistro, palla che schizza un calcio d'angolo a favore dei Pefociani. Si stanno intensificando gli attacchi e conseguentemente anche le ripartenze dei Porcari, e quindi la partita si sta vivacizzando. Calcio d'angolo dall'auto sinistro, centralmente salta, fischia un fallo a favore del Porcari per trattenuta, discussione al centro dell'area, niente di che. Non ci provate ragazzi, però lungo, su. Giro lungo, Betti di testa, ancora interviene Betti. Marigliani sparacchia fuori la rimessa che adesso si appresterà a fare degli innocenti. Lungo sull'auto sinistro, interviene la difesa del Pieve Fosciana lanciando lungo, difensore virgola, prende Monticelli la palla sull'auto destro, arriva di corsa attaccante del Pieve Fosciana, riprende Crudeli, cross immediato. Bellissimo. Sulla sinistra, anticipato l'intervento di Nelli dal difensore, palla che finisce ancora una volta in fallo laterale. Fallo laterale lunghissimo, intervento da parte del difensore del Porcari che allontana, lungo lancio che viene interviene Betti, mette nuovamente in mezzo, niente da fare questa volta per l'attaccante Nelli che aveva tagliato dalla sinistra. L'invio del portiere Lazzari, sfila la palla sulla parte destra, attacca il Porcari, rimette sul centro, colpo di testa, fallo a favore del Porcari che invece la signora Cassiani affida al Pieve Fosciana. Evidentemente c'è stato un tocco dell'attaccante. Lungo lancio che però non sorta nessuno, ancora fallo laterale, interviene Porcari in una bella azione di contropiede, Tocchini sulla sinistra, scambia, interviene il difensore, leggerezza del Pieve Fosciana che in questo momento sta rischiando alcune giocate. Palla al piede per Betti che caro calcerà lungo, prende la palla Monticelli, spizza a favore di Lucchesi che interviene senza Crudeli, ancora su Dini e sulla destra Monticelli, grandissima parata del portiere che evita così la segnatura, prima il difensore e poi il portiere Lazzari che impediscono a Pieve Fosciana di portarsi sull'1-1.
azione ficcante sulla destra, bravo comunque anche il difensore del Porcaire in venire sull'attaccante Monticelli, successivamente portiere Suddini, rinvio del portiere, Betti ancora di testa, Lucchesi in attesa, tocca, buona, prendi il palo, senza fallo, uno fa girare, bravo Marigliani sul centro, indietro a Mecchi, calcia lungo, Tocchini anticipato l'attaccante, palla fuori, piccolo diverbio screzio in questo momento sull'auto di destra per un pallone a gioco fermo, gli animi si calmano, rimessa lunga al centro De Simone che calcia lungo, Giannotti! Palla che va direttamente nelle mani del portiere Giannotti, la rimessa con le mani Giannotti per Betti, su cui interviene il numero 10 del Porcari, Marigliani interviene però libera la difesa del Porcari, al ventesimo il Porcari sostituisce degli Innocenti, ora vediamo con chi, con Sciacca, esattamente il numero di maglia che di qui non distinguiamo, cercheremo adesso di essere più precisi non appena ci sarà data la possibilità, con il 15 Sciacca. Marigliani calcia lungo, ma la difesa del Porcari già piazzata di testa in questo momento, bravo dottore, bravo, azione ficcante, passaggio sulla destra sul quale l'attaccante del Porcari non riesce a raggiungere Simo. Rinvio dal fondo da parte di Giannotti. Calcio bruttissimo che per fortuna del Pie Fosciana raggiunge Marigliani. Colpisce ancora. Crudeli lancia lungo. A ulla anche bene. A ulla, va. Un cinci al campo. Ancora Betti la rimessa sull'auto destro all'altezza dell'area di rigore. Forza Corrado. Dini. Forza Corrado. Crudeli. Bellissima palla. Dio. Salva ancora una volta il portiere Lazzari. La differenza che Giannotti non lo fa. Su Lucchesi. Nuovo calcio d'angolo in questo momento che si appresta a battere Lucchesi. Angolo, respinta di pugni da parte del portiere, palla che scorre sull'out, piano, buona palla, ancora buona palla che scorre lungo e va in fallo laterale a favore del Porcari. Andate a fare gioco. Ah no, sotto centrale. Palla recuperata da Porcari su attacco di Pie Fosciana. Bravo. Palla al limite, Crudeli. In mezzo alla misa, ma che fa?
ancora sulla destra Lucchesi, crosse sul secondo out, lungo, si perde sul fondo anche questa azione. I biancorossi locali attaccano disperatamente per raggiungere il risultato di parità, ma il Porcari si dimostra una squadra ben quadrata, chiude tutti i varchi ed è pronta a ripartire in azioni ficcanti di contropiede. Una rimessa, Lazzari, lungo, colpo di testa da parte di Marigliani, ancora sponda a centrocampo. Nessuno interviene. Palla lunga per Monticelli, troppo lunga, interviene il portiere fuori area. Calcia, calcia sul difensore di Suddini. Prendi il fallo, Simone. La palla, Nelli che insiste ancora. Calcio di punizione a favore del Porcari sull'aute destro. Barzotti, lancio lungo, palla che schizza al limite dell'area, ancora Micchi che allontana, liscio da parte difensore del Piefosciana. Arriva Crudeli. Palla volontariamente messa al lato per soccorrere un difensore di Piefosciana, sembra che comunque tutto sia risolto. Picchi al fallo. Tocchini restituisce la palla agli avversari, Betti rimette in gioco verso Vecchi. Vecchi si incarta sull'auto sinistro, ottiene un fallo. Auto a favore del Porcari questa volta. Punizione ancora all'altezza del centrocampo per un intervento del numero 7 Nelli. Presumibile un lancio lungo sulle torri del Porcari, lancio lunghissimo centralmente, Lucchesi. Palla messa al lato su contropiedi di Picchi, rimessa da parte di Betti del Piefosciana. Palla recuperata da Porcari. Marchetti che allunga il difensore centrale, lungo lancio. Micchi. Vecchi che allunga sulla sinistra, spazio per poter giocare la palla. Azione di contropiede scaturita da un disimpegno errato da parte di Marigliani al centrocampo, che ha favorito l'inserimento di Tocchini, il quale ha emesso una palla filtrante al centro sul quale è intervenuto all'ultimo momento il difensore del Piefosciana. Pericolosissima questa azione di Porcari, che poteva portare al raddoppio per gli uomini di Vertemati. Corne ora a favore del Porcari. Calcio d'angolo battuto, colpo di testa, palla al limite dentro l'area, colpisce, la difesa respinge. Parte Dini in contropiede, solo,
è solo in questo momento, no! Calcia malamente all'esterno Cudieri, una bellissima azione di contropiede che poteva portare i locali al pareggio. L'azione si è sviluppata tutta sulla sinistra, sulla palla recuperata dall'attacco dei Porcari, ma non hanno saputo concludere nel miglior modo possibile. Diciamo che anche in questo caso il campo non ha favorito la migliore giocata dell'ultimo giocatore che ha calciato a rete. Rinvio. Bravo! Gira la linea! Rinvio lunghissimo da parte del portiere del Pieve Fosciana. Out sinistro, interviene nuovamente la difesa del Porcari che allunga. Ostruzione da parte del giocatore del Porcari su Vecchi e quindi punizione a favore del Pieve Fosciana. Sostituzione del Marigliani del Pieve Fosciana con il numero. Con Bonini Michele, giovanissimo ragazzo alla corte di Zudas e da quest'anno. Colpo di testa, respinta ancora da Vecchi, centrocampo ormai del tutto scoperto. Palla ancora sull'auto di destra da parte di Nelli che insiste. Palla in out. Palla che si perde all'altezza dell'area di rigore, parte in contropiede. Esci, se no! Esci! Dio! Dio Magliani! Dio! Dio Magliani! È in azione il contropiede, il Porcari porta due le segnature. L'avevamo detto, sul pressing eseguito al limite dell'area, il Porcari ha recuperato un pallone, ha trovato la difesa nel Pieve Fosciana scoperta. Un lungo lancio che ha tagliato a fette la difesa biancorossa e dopodiché crediamo che a questo punto ci si abbia un poco da dire. Come sospettavamo, spingere contro una squadra di questo calibro diventa improponibile se non si hanno i meccanismi giusti e le giuste distanze tra vari reparti. Ci permettiamo di dire che forse in questo caso i portieri dovrebbero leggermente essere più alti per poter anticipare le azioni degli attaccanti. Betti ancora. Ora i biancorossi locali hanno circa 15 minuti di tempo per poter rimediare una partita che sembra ormai già scritta. Fallo, punizione a favore del Pieve Fosciana. Grande Pippo! Ora bisogna saper parare, riuscita un calcio a pallone. Punizione a favore del Pieve Fosciana. Toccherà per Monticelli, vedremo cosa saprà sortire. Barriera che si muove, viene richiamata da parte dell'arbitro. Monticelli calcia, ribatte la barriera. Palla contrastata al limite. Che vuol dire questo? L'ha cercato. Solo tocco! Occhio! Pressing e furibondo di tutte e due le squadre sul pallone. Pippo! Solo Pippo! Un fallo. Bravo Pippo! Un fallo Micchi. Arbitro! Chiesto un cambio. Grande Leo! Grande Leo!
Esce il numero 10, Tocchini. Viene sostituito da Pracchia Guido. Altra sostituzione. Esce il numero 11. Entrando al posto numero 11, numero 18 Monaci per il Porcari. Picchi alla rimessa con le mani, battuta male. Betti ancora con Monticelli, calcio lungo sulla destra, pallone che sfila sull'out, si ferma, fallo dal retro, quindi conquista la punizione Porcari. Minuti preziosi che passano a favore del Porcari, a sfavore del locale di Pieve Fosciana. Buona. Betti. Calcia senza nessun riferimento. Calcio senza nessun riferimento da parte di Monticelli, anche in questo c'è un minimo di scoramento da parte dei giocatori biancorossi che vedono svanire poco alla volta la partita che sta svolgendo a favore del Porcari. Rimessa lunga, lungo l'out destro, Velchi sulla palla, cerca di contrastare, mette in out, tocca un giocatore del Porcari, quindi rimessa a favore del Pieve Fosciana. Entrata a gamba tesa, quindi punizione a favore del Porcari. Recupera la palla sulla destra, pericolo per il Pieve Fosciana, calcia allontana, rimette sul centro. Intervengono in due senza prendere palla, ancora Vecchi lungo sull'out, Monticelli di testa anticipato. Lucchesi prende la palla, si inretisce per un fallo che gli viene fischiato. La signora Cassiani riprende la panchina per qualcosa che è stato detto. Fallo a favore del Porcari. Lungo l'out di destra, colpi di testa di Vecchi, tira al volo. Calcio al volo di Sciacca su rimessa dalla destra da parte dell'attaccante del Porcari, alto sulla traversa. Calcio lungo da parte di Giannotti sul centro. Betti interviene. Fudeli. Pioli. Melli che difende la palla, ma tiela. Andi, ancora. Dai, signora. Dai, gioca.
Bravo, bravo, grande ritmo. Esce con i piedi Giannotti, salvando l'ennesima azione in contropiede portata dalla squadra del Porcari. Alla rimessa Picchi con le mani, lungo out, testa spizzata, Pioli sull'out, Dini che però rimbalza. Marchetti lungo l'out, interviene portiere Giannotti con le mani a Micchi, poi a Betti, avanza sull'out destro, guarda il piazzamento dei compagni, mette lungo su Monticelli che spizza, prende la difesa del Porcari, interviene, niente fallo richiesto da Lucchesi. Azione bellissima in contropiede da parte del Porcari, che per niente portava il tris per la squadra ospite. Palla ancora al centrocampo, niente da fare. Il nervosismo viene preso ormai per condizioni di gioco da parte dei giocatori del Pieve Fosciana, che hanno perso distanze e non riescono più a imbastire azioni degne di quello che avevano fatto per i primi 45 e anche 20 minuti del primo tempo. Colpo di testa che finisce sul fondo. Palla lunga, spizzata, gli chiedono fuori gioco, interviene il portiere Giannotti. Vecchi che riceve sull'out sinistro, tutta la squadra del Porcari già ripiegata, quindi niente da fare, palla lunga e rimessa da parte del portiere Lazzari. Una nuova sostituzione nel Pieve Fosciana. Esce Nelli ed entra Bonini. Ancora un'azione pericolosa da parte del Porcari, che sull'auto destra cerca di sfondare, ottiene un fallo laterale. Palla lunga che scavalca tutti i difensori, palla centrale fuori di un niente. Rimessa coi piedi da parte Giannotti, che allunga Betti, passa centralmente. Becchi ancora sulla sinistra, nessuno gli si fa incontro, quindi sarà costretto a lanciare lungo, così avviene. Palla spizzata che però è preda dei giocatori del Porcari. Intervento e fallo laterale per il Pieve Fosciana. Calcio che va in fallo laterale e non raggiunge il centro dell'area come si prospettava di fare il giocatore del Pieve Fosciana. Siamo al limite dell'area, cross che si perde nei meandri della difesa dei Porcari. Interviene adesso Vecchi, non prende il pallone e prende una punizione a favore. Sono in terra due giocatori, anzi uno, del Pieve Fosciana.
questo momento, forse l'intervento. Vecchi si rialza lentamente, crediamo che non sia nulla di grave. Micchi lungo, centrale, palla contrastata al limite dell'area, rinvia la difesa dei Porcari. Palla volante, bell'intervento da parte di Vecchi che ancora anticipa l'attaccante De Porcari, lanciato in contropiede. Rimessa da parte De Porcari. Lungo lancio, interviene di testa, bella questa palla. Fallo. E quindi fa a favore De Porcari. Un nuovo calcio di punizione che consente di respirare la difesa ospite. A dire il vero, molto equilibrata, sostanziosa ed efficace in tutti i momenti della partita. Calcio lungo al limite dell'area. Punizione per l'intervento del difensore del PF Fosciana. Siamo giunti ormai al 42esimo del secondo tempo, crediamo che le residue speranze di Pieve Fosciana debbano rimanere tali come speranze, perché il tempo a disposizione è pochissimo, ma anche perché il Porcari si è dimostrata una squadra quadrata in tutti i settori e difficilmente il poco tempo a disposizione e a favore degli uomini di Zudas. Comunque, punizione dal limite a favore del Porcari. Barriera schierata. Monticelli si sta lamentando. Ancora tempo per il calcio di punizione. Proteste in campo, discussioni. È due minuti per poter battere un calcio di punizione che viene battuto ora, ribatte la barriera. Palla ancora che viene rovesciata in avanti. Palla che è Monticelli, però si viene fatto sfilare, calcia lungo, palla che va in fallo laterale all'altezza dell'area di rigore del PF Fosciana. Palleggio tra portiere e difensore del PF Fosciana, riprende Vecchi sull'auto sinistro, controlla, mette al centro Gombolini, ancora Vecchi, calcio lungo, ormai diventato lo schema prescelto ma poco efficace dei giocatori del PF Fosciana. Fallo a favore del Porcari. Bella rimessa al centro laterale, mette in calcio d'angolo, il recupero di Micchi. Su azione ficcante De Porcari in contropiede. Calcio d'angolo. Palla al centro, libera la difesa. Monticelli che si fa anticipare. Un difensore del Porcari. E Porcari in questo modo ottiene l'ennesimo calcio di punizione. Crediamo che su questa azione finiscono le residue speranze di Pio Fosciana di poter accorciare o comunque di rimettere in gioco la partita.
lungo out, svirgola la palla, portiere ancora Naute, Porcari finisce in avanti, Piefosciano è più che sulle gambe, ormai moralmente scosso da questo doppio vantaggio. Sulla sinistra mette in mezzo, svirgola Vecchi, prende Monticelli, Dini che si fa anticipare, e ancora una punizione che si procura il Porcari. Rimessa lunga di Barsotti, interviene Pie Fosciana, battuta velocemente Pioli lungo sull'auto sinistro, palla di Bonini, Betti, Dini che allunga su Lucchesi, però è controllato molto bene, la palla finisce in out. Ultime azioni per il Pie Fosciana, fallo, palla fuori, azione ancora clamorosamente sbagliata da parte dei ragazzi del Pie Fosciana. Ci apprestiamo quindi a commentare un termine di partita nella quale i locali iniziano malamente questa avventura di prima categoria, iniziano invece molto bene la loro, il Porcari, che dopo aver vinto la grande il campionato di seconda categoria lo scorso anno si apprestano sicuramente a percorrere un tragitto altrettanto positivo in questo campionato. Ad ogni buon conto siamo alla prima, per cui nessun nervosismo, nessuna paura, ci sono i tempi per rimediare. Ecco, in questo momento che la signora Cassiani fischia la fine dell'incontro, e con questo amici anche noi vi salutiamo dal Nardini di Pieve Fosciana, ricordandovi che la telecronaca è stata offerta dalla gentile collaborazione con la televisione di Lucca, e con questo vi ringraziamo dandovi appuntamenti ai prossimi incontri. Grazie. Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it.